Giancarlo Leone, Visum TV, e volevo sapere qual è stata la tua emozione quando hai saputo di dover interpretare il personaggio di Modigliani? Quando interpreti personaggi, come dicevo prima, realmente vissuti, hai sempre un po' di paura, perché almeno io vivo con il desiderio immenso di dare più dignità e credibilità e soprattutto realtà al personaggio, ma essendo vissuto in un'altra epoca non puoi avere certezze. Sicuramente sono stato estremamente felice, perché Modigliani è uno dei più grandi artisti italiani, che ha fatto una vita intensa, e per un attore interpretare una vita del genere, un personaggio così, è sicuramente una grande chance, una grande opportunità, ma nello stesso tempo egoisticamente anche un grande divertimento. Grazie. Dopo Modigliani abbiamo la più importante donna che è stata rappresentata per lui, è stata più importante per lui. Intanto Claudia Potenza, sì, che interpreta appunto la donna più importante della vita di Modigliani. Sì, diciamo la sua compagna, sua compagna e madre di sua figlia e Giovanna, e purtroppo non ha fatto in tempo ad avere partorire questo secondo figlio, perché ha deciso di togliersi la vita il giorno dopo la morte di Amedeo. E sì, diciamo che è stato un amore più completo, nel senso che ogni amore di Modigliani è stato per lui importante, caratterizzato da un aspetto, e in questo caso il loro amore è stato completo di vari aspetti, tra cui appunto la maternità che ha rappresentato questa donna per Modigliani, tra cui la freschezza, la devozione, la dedizione, e fino purtroppo ad arrivare al momento in cui insomma lei non ha retto per questo grande dolore. Ma tu eri già documentata su Modigliani, avevi visto le sue opere, avevi letto la sua vita? Beh, non così tanto come quando ho approcciato, diciamo, il copione, nel senso che conoscevo le opere di Modigliani, ma molto superficialmente, non conoscevo la sua storia di vita, ecco. Qual è stata l'emozione nel fare questo personaggio? Quando ti hanno comunicato che avresti fatto il personaggio di Gian, no? Sì. Diciamo che le prime cose le ho apprese dal copione stesso, poi mi sono documentata, e comunque l'idea di tornare negli anni in cui vivi solamente di pancia, ma con una maturità che mi appartiene oggi, era una cosa che mi faceva sentire mossa dall'entusiasmo. E quindi poi da lì siamo arrivati a costruire, e ancora oggi, diciamo, nonostante un mese di tournée, ogni giorno io mi trovo a costruire qualcosa, a trovare qualcosa in più. Mattoncino dopo mattoncino, diciamo. Esatto. Ecco. Oh, siete qui al Quirino fino al 20 marzo? Sì. Perché andate in tournée? No, abbiamo già fatto una tournée che termina quest'anno con il Quirino, appunto il 20 marzo. 20 marzo. Perfetto, grazie. Ti ringrazio, Claudia Potenza, Giancarlo Leone, Visop TV. Grazie. Grazie di essere venuti. Raccontare la vita di una persona in uno spettacolo teatrale non è complicato, non è facile. Raccontare poi la vita estremamente complicata, travagliata, fatta di sofferenze, di tanti aneddoti, di un grande artista come Modigliani, era veramente, secondo me, molto molto complicato e molto difficile. Angelo, secondo me, ha creato una struttura e un testo che rappresentano al meglio le passioni, la sofferenza, la voglia, il desiderio d'arte, l'amore per l'arte, ma anche la vita di Modigliani, la rappresentano in maniera eccelsa in uno spettacolo che dura all'incirca un paio d'ore, insomma. Quando ho letto il copione per la prima volta me ne sono innamorato immediatamente. Ha sicuramente un taglio che a volte si avvicina un po' anche a quello cinematografico, come bisogno di raccontare la vita di Modigliani in uno spettacolo, e come diceva Angelo è veramente sì anche una prova un po' fisica, perché
raccontiamo. Io sono sempre in scena, mi alterno con le ragazze, ma è veramente complicato perché raccontiamo tutto il suo percorso di Parigi, quindi raccontiamo qualche anno della sua vita e naturalmente ogni donna che Modigliani ha incontrato e che noi raccontiamo in questo spettacolo sono state è stata fondamentale per lui, sia semplicemente per l'introduzione in qualche modo a Parigi e quindi conoscere un po' come funziona la Bohème, come funziona Parigi e quindi avere un rapporto che se prima parte come passionale poi si trasforma in amicizia con Kiki de Montparnasse, poi la passione per la poesia, l'amore per la poesia e l'amore sia fisico ma anche intellettuale con Anna Akhmatova, la passione e la rabbia invece con Beatrice Hastings che come diceva Angelo ha cercato anche Angelo di mettere in scena quello che era la realtà e quindi erano famose le loro discussioni, le loro liti, i litigi fino quasi a picchiarsi anche in luoghi pubblici e per poi concludere con l'amore più grande di Amedeo che è Jeanne Buter, donna con la quale ha fatto una bambina, una figlia, Giovanna, e è finita in maniera molto drammatica. È sicuramente un percorso estremamente drammatico perché è stata molto forte la vita di Modigliani dettata da malattia, tisi, tubercolosi, ma anche dipendenze dall'alcol, hashish, oppio, ma che molto spesso riesce invece a vivere anche di aneddoti estremamente divertenti, insomma, e quindi all'interno del suo percorso sicuramente ci sono, e Angelo è riuscito a mettere in scena momenti più, diciamo, di commedia, insomma. E è uno spettacolo che sicuramente chiede tanta energia a tutti quanti perché è serrato, è intenso ed è fatto di ogni momento di estrema passione e quindi quando rappresenti l'estrema passione sei costretto ma anche stimolato a dare tutto te stesso. È uno spettacolo che stanca ma esalta. Noi siamo molto contenti di averlo portato in scena, siamo molto contenti dei risultati che abbiamo avuto finora in tournée, siamo sempre stati accolti e poi insomma siamo stati apprezzati, spero che anche qui riusciremo a dare il meglio di noi, siamo qui con grande orgoglio ed entusiasmo.